perché dobbiamo ricordarci, la storia non va cancellata, perché ci deve ripartire degli anni da là per arrivare in alto. È uno dei passaggi più significativi del discorso di Antonio Matarrese in occasione della presentazione a Bari del suo libro E adesso parlo io, scritto con il giornalista Alberto Cerruti. Un viaggio tra lavoro, politica e calcio che ha inevitabilmente nel legame tra la famiglia Matarrese e il Bari il suo punto focale. Durante la presentazione del libro, Antonio Matarrese ha spiegato quanto il caso Punta Perotti abbia inciso sulle sorti della S Bari. Se noi non ci avessimo tagliato un po' le gambe parecchio, noi avremmo continuato a mettere soldi per l'altro, perché era la responsabilità di questa famiglia di tenere alto il nome. Difatti, una forte riduzione del nostro peso economico ha portato che il Bari è caduto in disgrazia, mi dispiace per pensare a che cosa è avvenuto, e questa terra non si è svegliata. Poi ditemi, quando il sindaco di Bari doveva scegliere a chi affidare la gestione del Bari, è venuto uno da Napoli. In prima linea sul Bari c'è stato soprattutto il fratello Vincenzo, venuto a mancare nel 2016. È un tifoso, si arrabbiava con mio fratello, perché lo consideravo uno di loro, lo rimproverava che non potevamo spendere soldi, ma a un certo punto ci siamo dissanguati. L'ex presidente di FIGC e Lega Calcio ha manifestato rammarico per quello che ritiene un limite della sua terra. Noi non è che siamo carenti, che nel momento in cui qualcuno cresce e cresce bene, c'è l'invidia da parte di altri perché quello cresce tanto e noi no. Invece di stare sulla scia, di imitiamo quello che è cresciuto, che non accada più. Perché che gusto c'è? Non poteva mancare un riferimento al recente rinvio a giudizio di Michele Amato e dello stesso Antonio Matarrese per concorso in bancarotta fraudolenta in merito al fallimento dell'impresa edile di famiglia proprietaria della S Bari. Siamo più sotto processo perché noi abbiamo tolto danaro all'impresa che era frutto del lavoro di miei fratelli e noi tutti insieme per aiutare il Bari. Sembra che noi questi soldi ci siamo messi in tasca, no, poi chiariremo, che non te la spieghiamo, chiariremo che noi abbiamo tolto un soldo da parte per aiutare un'azienda che doveva stare in piedi, perché se tu facevi il Bari non è fallito durante il campionato, e qui diciamo la mia esperienza, che se fosse fallito durante il campionato il Bari spariva, questo lo dobbiamo ricordare, non è che un fatto spariva. E noi abbiamo dovuto mantenere il Bari attingendo donna. Ma voi pensate, chissà quanti soldi, ma voi non avete idea le sofferenze che noi viviamo in attesa che qualcuno ci dica sì, hanno ragione. Presidente, adesso parlo io. C'è tanto del rapporto della sua famiglia con la città. A distanza di tanti anni dalla fine della gestione del Bari, c'è ancora l'amaro in bocca per come è finita. Ma noi ci siamo abituati a essere trattati in questo modo. La verità verrà dopo, quando verrà la verità allora si farà un po' la storia di chi ha sbagliato e chi non ha sbagliato. Quindi siamo fiduciosi. Lei nel suo cuore che rapporto conserva con il Bari Calcio? Nessun rapporto. Nessun rapporto, non ho motivo di parlare con gli attuali dirigenti del Bari. Loro ritengono di non avere rapporti con me, io rispetto questa loro situazione, quindi va bene così. Qual è il messaggio più significativo secondo lei che emerge dal suo libro? Sono tanti messaggi, è una storia lunga e quindi va letta, anche perché non è la mia storia, è la storia di questa città, di questa provincia, del paese a livello nazionale e internazionale, non è voler fare di me una storia personale, è una storia che molti conoscono, quindi basta, ce la seguiamo insieme, non è riservata, è pubblica.